Sono contrario al Green Pass, sono contrario all'obbligo vaccinale, sono contrario ai tamponi, sono contrario a tutto questo sistema. Vedere questa piazza piena di gente, cosa ti fa? Ti commuove? Sì, mi commuove perché vedo unità di intenti tra le persone, vedo unità, la voglia di lottare contro questa pseudo dittatura sanitaria, questa pseudo democrazia. Siamo tutti orfani di democrazia, no? Anche io sono un orfano di democrazia e siamo qua in piazza anche a fianco dei portuali per lottare contro questo sistema. Allora, sei un lottatore nato? Diciamo che sono anni che sono in piazza e lotto per contro queste ingiustizie, ero in piazza contro l'obbligo vaccinale imposto dalla Lorenzin, che vorrei ricordare che prevedeva 12 vaccinazioni obbligatorie, ne sono state approvate 10, e ero in piazza contro il decreto Lorenzin perché voleva togliere la patria potestà genitoriale, ero in piazza perché voleva imporre 3.500 euro di multa ai genitori che non vaccinavano i propri figli. Passato che chi non vaccinava i propri figli prendeva 500 euro di multa, nonostante tutto i genitori che non hanno avuto queste intenzioni hanno continuato a mandare comunque i loro figli a scuola e insomma se la sono cavata lo stesso, non hanno imposto nessun vaccino ai propri figli, tutto qua. E oggi deve essere uguale, dobbiamo combattere e fare in modo di togliere di mezzo questi permessi che ci devono servire per vivere, per fare qualsiasi cosa. È assurdo che io possa andare in un bar a consumare al banco e non mi posso sedere in un tavolo per consumare qualcosa. È una cosa assurda, è ovvio che è un ricatto all'imposizione per imporre un obbligo vaccinale, tutto qua. Prossimamente il governo italiano ci legherà il diritto fondamentale che è quello al lavoro, che non è una cosa da poco, hanno fatto piano piano, passo dopo passo, hanno introdotto questo Green Pass, con la gente che è caduta, prima con i ristoranti, poi con i cinema, i concerti, e ora sono arrivati a distruggerci. Chi non vuole cedere al loro ricatto con i loro vaccini, che vabbè, chi li vuole fare li faccia, ora con il tampone per entrare in lavoro, io da sano devo dimostrare continuamente a spese mie di dover per entrare nella sede di lavoro. Per me è follia. Tutt'altro, la Costituzione della nostra Repubblica è stata stracciata in questi due anni, una cosa che non avrei mai pensato di vedere, purtroppo la sto vivendo, ma io penso che io come i miei amici e come tanti altri lavoratori, tanta gente, non cederemo mai a questo ricatto, perché se lo facciamo ora distruggeremo sia la nostra vita che quella dei nostri figli in futuro, non possiamo arrenderci ora, siamo chiamati all'appuntamento con la storia.
Tengo amigos o amici che necesitan el Green Pass para poder trabajar. Y ese es el principal motivo por el cual yo me acerco acá, a protestar por todos mis amigos que están obligados a vacunarse sin su consentimiento para poder trabajar, que es algo que creo que yo, es algo esencial para todas las personas. Más allá de tu país, el trabajar es un derecho que todos deberíamos tener. ¿Tú te has vacunado? Yo me he vacunado por el miedo, por la necesidad de viajar. Uno de mis sueños es viajar por el mundo haciendo fotos. Y la necesidad de transportarme por Europa, con la obligación de tener que vacunar, me parece realmente desastroso. Una obligación que yo la verdad que no quiero elegir y que estoy haciendo por la necesidad de trabajar y cumplir mis sueños. Manifestazione con noi, ma soprattutto i lavoratori portuali.